È chiaro quindi che la gestione viene ad esaurirsi attraverso risorse. Mi spiace, ma dovete uscire dalla... Chiamiamo i vigili. Come il sindaco ha espresso plauso per questa operazione, no. Devo capire se nel plauso è compreso anche un compagno inginocchiato con una pistola alla tempra, giusto per sapere che tentativi di hanno. Questa cosa qua è doverosa che esca, perché si va ben al di là del carcere, si arriva alle pistole alle tempre. Così. Per della gente che non è accusata, che è ferito, o anche dei carabinieri del compito. Il sindaco si è espresso pubblicamente che si sappia anche questa cosa qua. Una pistola alla tempra, un compagno durante le perquisizioni. Nel plauso all'operazione che voi avete anticipato col comitato per l'ordine e la sicurezza, esatto, era compreso anche questo. Io ho espresso plauso rispetto al comitato della sicurezza che è stato fatto qua, perché per me è importante che il territorio sia altrimenti lì per chiaro. Se siete criticati di parlare, devono stare zitto chi è il fascista. Che si sa, se succede qualcosa in quel paese sei anche tu responsabile. Si sa la terra, si tutela. Solo il poliziotto lì, che se lo mangia. Se lo mangia da solo. Contestano l'operazione del merda? No, no. Contestavano più che altro sì. Uno? Sì, ma perché uno in carcere? Sì, sono gli anarchici. Era l'operazione MR, non c'è niente. Mi spiace dell'incursione fatto e dell'irruzione in sala consiliare e mi dispiace ancora di più per le offese che sono state perpetrate al nostro sindaco, che si è dato da fare per la sicurezza, soprattutto la sicurezza di noi cittadini. Quindi trovo assolutamente fuori luogo questa manifestazione che c'è stata. E speriamo che sia finita lì. Che... Prego, signor. So se è necessario un commento. Io ho chiaramente espresso il plauso rispetto ad un'operazione, quella del Comitato Sicurezza, che è stato fatto a Rovereto, perché abbiamo necessità che il territorio sia monitorato in maniera adeguata e le persone devono vivere in un clima di tranquillità e non si devono fare sconti. Dopodiché dico anche che ascolto quello che ha detto Passamani rispetto a come sono state condotte le operazioni e io quello non lo, è un particolare che non conosco e che comunque come dire, immagino che debba essere eventualmente verificato da chi appunto ha il potere del controllo. Io fino a prova contraria ho assoluta fiducia in ciò che le forze dell'ordine hanno fatto, fanno e faranno per monitorare il territorio, per cui io mi baso sugli elementi che ho fino ad ora a disposizione e so che le operazioni che sono state condotte con l'intento nobile, importante, del quale abbiamo bisogno, ripeto, di garantire la sicurezza sul territorio comunale, ma non solo comunale, provinciale, perché
come abbiamo visto in questi ultimi mesi, il climax ascendente di così tensione non caratterizza solamente la nostra città, ma un territorio più vasto. Per cui da questo punto di vista io non posso che rinnovare il plauso rispetto a chi cerca di tutelare la comunità e la sua tranquillità, con buona pace degli anarchici. Dopodiché vi devo anche dire, non ci sconvolgiamo nemmeno perché vengono a dirci alcune cose e noi siamo anche assolutamente disponibili ad ascoltarli. Bene, proseguiamo i nostri lavori. Prego, ingegner Campos. Prego. Volevo dire una parola solo, che mi dispiace questo atto perché noi 20 anni fa è stato dimenticato, forse, non vorrei aprire la discussione, apprezzo quelle parole del sindaco eccetera, solo una cosa, sono state tirate 2 bombe Molotov su questo palazzo 20 anni fa, attribuite a quel gruppo di persone, e il mio compagno di scranno di allora, Enrico Papolla, ha smesso di fare politica dopo un'aggressione, dopo essere finito all'ospedale eccetera, quindi ho vissuto quei momenti. Quello che dispiace di questo aspetto qua è che dopo che c'è stato quello che c'è stato dal punto di vista delle forze dell'ordine, si capisce che è stato posto un seme di un certo tipo e quel seme cresce, va avanti nei giovani e in persone che hanno, lo hanno recepito e lo manifestano in questa maniera che non è stata bellissima, come abbiamo visto, ed è questo che preoccupa per il futuro, non tanto quello che è successo in passato, ma quello che di fatto non si riesce a immaginare per il futuro. Ecco, chiedo scusa, ma ho voluto ricordare anche il mio amico, perché comunque io ricordo che in quel momento lui poteva non piacere, poteva essere della parte avversa politica, però quell'aggressione lo finì perché non ha più voluto, poi si è occupato di altro, proprio perché è stato minato dentro nella sua serenità, e volevo ricordarlo, visto che i giornali hanno ricordato tanti episodi, ma non quello. Grazie, scusate. Consigliere Zenatti, prego. Grazie Presidente, sarò anch'io velocissimo, non solo, e ringrazio appunto il collega Lucio per aver ricordato l'aggressione a Papolla, di cui eravamo insomma nello stesso gruppo, ma io credo, esprimo solo 2 o 3 concetti molto velocemente. Il primo, qui non c'è solo un clima, qui ci sono anche fatti, non mi riguardo solo a questa sera, no? Ci sono bombe, ci sono attentati, automobili bruciate, portoni dati al fuoco, portoni di chiese bruciate. Quindi voglio dire, non siamo solo in una espressione di opinioni, diciamo così, fuori le righe, no, no. Dopo la magistratura e le forze dell'ordine verificheranno chi sono gli autori, ma ci sono fatti assolutamente intollerabili. Primo concetto. Secondo, non so se voi vi ricordate, qualche mese fa, o forse un anno, era andata alla cronaca nazionale il fatto che un gruppo di opposta tendenza, diciamo così, aveva interrotto una riunione di una associazione culturale, non mi ricordo neanche più, in Italia comunque. Bene. E questi avevano interrotto la loro attività dando un'interpretazione sull'immigrazione, credo, in maniera distorta a quella che era, come dire, in discussione in quella riunione. Bene, sono stati denunciati, mi spiego? Cioè, e quindi, io non mi sconvolgo, però non deve passare, Presidente, che qualcuno venga, interrompa il Consiglio Comunale e tutto va bene, Madame la Marchesa. Non è così, perché è proprio un clima di quasi non dico tolleranza, ma liceità a trasgredire, che poi ovviamente porta ad essere ritenuti intoccabili e a poter fare quello che si vuole. Le istituzioni si difendono anche così, banalmente. Quindi io mi aspetto che vi sia una reazione composta, per carità, nell'ordine della legge, ma che non si consenta che questo fatto venga sottoconsiderato. È un fatto gravissimo, perché se invece di questi fossero stati degli altri cittadini X che avessero interrotto il Consiglio Comunale, non sarebbe stato banalizzato. No, nessuno banalizza, no? Primo sindaco, per carità. Però non deve passare questo un criterio di assoluta sufficienza rispetto a questi fatti. Grazie. Prego, consigliere Iolli. Ma brevemente, solo per dare la nostra solidarietà al sindaco, soprattutto nelle cui parole noi ci riconosciamo.